Secondo le stime di Artium, Associazione Italiana Registri Tumori, il tumore al polmone è una delle principali cause di morte nei paesi industrializzati, Italia compresa. Sebbene il principale fattore di rischio sia il fumo attivo e passivo, il contatto con cancerogeni chimici, quali l'amianto, il radon e metalli pesanti, può aumentare la possibilità di comparsa. Anche l'inquinamento atmosferico, casi di cancro al polmone in famiglia e precedenti malattie polmonari o trattamenti di radioterapia ai polmoni possono incrementare il rischio di sviluppo della patologia. La mortalità di tale patologia è la più elevata tra quelle di tutti i tumori e la sopravvivenza è oggi stimata a 5 anni. La continua ricerca in questo campo permetterà di avere una diagnosi sempre più accurata e personalizzata e innovazioni terapeutiche come l'immunoterapia e le terapie mirate, in grado di aumentare sia la sopravvivenza sia la qualità della vita dei pazienti. La precocità della diagnosi aumenta le possibilità di cura e guarigione, rendendo fondamentale la promozione della prevenzione di tale patologia a partire dall'eliminazione del fumo, anche passivo. Novembre è il mese della consapevolezza del cancro al polmone. Il 12 novembre, in concomitanza della Giornata Mondiale contro la Polmonite, illuminiamo il nostro castello di bianco, simbolo della lotta contro il cancro al polmone e della sensibilizzazione verso questa patologia. Facciamo luce sul cancro al polmone.